3 punti d'oro, un grandissimo risultato per il Vasto Girardi che passa sul rettangolo dell'Aragona di Vasto. Due squadre che si presentano in campo forti del terzo posto in graduatoria a ridosso del duo battistrada del campionato. Pronti via la fase di studio, dura pochissimo. Al terzo si vede già la Vastese su un'azione iniziata sul versante sinistro con il cross che arriva lungo in area di rigore. Stivaletta in qualche modo si riesce ad elevare, però non riesce a scaricare in rete. Fazio mette in mezzo per Petrone che serve in corsa Gentile, il piattone dell'esterno basso della formazione di mister Farina, è vincente. Nulla può di Rienzo sulla conclusione in prima battuta per il vantaggio del Vasto Girardi. Passa un minuto e chi rimatenga arriva in area di rigore. La gran conclusione che trova però pronto e reattivo l'estremo difensore della Vastese, che è costretto a subire il gol del 2-0 sul cross perfetto a rientrare da parte di Petrone, con Lepore che sbuca da dietro ai difensori della Vastese, va a realizzare il gol del 2-0, quello che mette in ghiaccio almeno nel primo tempo il parziale. Qui su un tocco di mano in area di rigore il direttore di gara concede il calcio di rigore alla Vastese. Siamo esattamente al 22esimo minuto di gioco, va dal dischetto Dos Santos che però prende in pieno il palo e la sfera poi ritorna incredibilmente sul rettangolo di gioco. La Vastese prova a macinare il gol, gioco e soprattutto cercare la via del gol. Il pallone messo in mezzo alla grande per questa girata di Stivaletta con l'estremo difensore Caparro che in qualche modo si riesce a salvare, accelera la Vastese. Stivaletta ruba il tempo a Gentile, si invola, va alla conclusione ma il suo diagonale si spegne sul fondo senza creare più di tanti problemi a Caparro. Vuole il terzo gol il Vasto Girardi che quando però si proietta nell'area di rigore della Vastese mette in difficoltà la squadra locale. Qui il cross di Kiri Mateng con la sfera che danza sulle linee di porta e si spegne sul fondo. Da questa rimessa laterale con il pallone recuperato dai giocatori della Vastese nasce il gol che rimette in partita la squadra di Marco Amelia, con il diagonale in corsa da parte di Dos Santos che si spegne nella sua corsa in fondo al sacco. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, aspettano tutti ovviamente la Vastese ma troveranno gran parte del confronto per il Vasto Girardi. Petrone in corsa qui con il mancino di Rienzo, si fa trovare pronto a guantare il pallone. Quarto minuto, Esposito riesce a trovare lo spazio, andare alla conclusione, la palla fa la barba la parte alta della traversa per spegnersi poi sul fondo. Siamo al sesto con la costruzione dell'azione da parte di Kiri Mateng che riesce a pescare in corsa l'arrivo da parte di Gentile, prova il piazzato con il mancino il numero 3 della formazione ospite e la sfera termina sul fondo. Ancora Vasto Girardi, qui tutto di prima con Kiri Mateng che riesce ad andare alla conclusione. Di Renzo e reattivo, riesce a ribattere il tiro anche da distanza ravvicinata. Qui la punizione di Fazio, il pallone che arriva in area di rigore, c'è un contatto che vede benissimo il direttore di gara da parte di Pompei, fischia il penalty e Kiri Mateng riesce a spiazzare Di Renzo per il gol 3-1, quello che mette veramente in ghiaccio il risultato. Siamo al 20esimo minuto di gioco, il Vasto Girardi avanti di 2 gol in più rispetto alla Vastese. Vastese che però abbassa la testa, qui Pollace stratosferico nell'azione che parte dalla sua metà campo, mette in mezzo il pallone lungo in area di rigore, la sfera arriva là, Alonzi controlla e scarica in rete sotto l'incrocio dei pali il gol del 3-2, il gol che rimette in partita ma solo momentaneamente la Vastese, perché il Vasto Girardi è ancora lì in corsa. Qui Marco Petrone si distende di Rienzo che gli va a negare la gioia del gol. Nelle battute finali del confronto il Vasto Girardi stringerà i denti per portare a casa un risultato di prestigio.